La festa del 1° maggio a Crotone è tornata anche nel 2023, organizzata dal Consorzio Giobelle e dall'Associazione Le 100 Città Fabbrica. La manifestazione, autofinanziata, si è tenuta come di consueto nel Museo e Giardini di Pitagora. Giunta al suo 10° anniversario, la festa del lavoro di Parco Pitagora è un punto di riferimento per attivisti e cittadinanza che condividono la convinzione che è possibile creare comunità realizzando quel cambiamento per contrastare le diseguaglianze e tutelare i diritti delle persone. E a proposito di lavoro, qui presso il Museo Giardini di Pitagora, che modello si è sviluppato? Vabbè, è un modello innovativo, c'è stato questo grosso investimento sulla cultura utilizzando e coinvolgendo soprattutto i soggetti svantaggiati. Se vogliamo sintetizzare, questo è proprio il successo del Museo di Pitagora: inclusione sociale e cultura possono fare la differenza anche qui da noi, a Crotone e in Calabria. Senta, in questa giornata del 1° maggio si parla di lavoro, ma soprattutto di giovani, ma è necessario che i giovani siano ben retribuiti per il lavoro che fanno, ovvero non contratti a 4 ore e poi un lavoro effettivo di 8. Ma io penso che i giovani hanno bisogno di essere accolti, ascoltati, incontrati. E penso che sono stanchi che si parli di loro, e invece quei giovani hanno bisogno di risposte concrete, serie, sagge, proiettate verso il futuro, e per cui il senso anche della vita, del quotidiano di oggi, di questo dinamismo esistenziale, si vive e si costruisce, ecco, proprio insieme a loro, anzi forse chiedendo a loro che cosa noi adulti dobbiamo fare. C'è gente ancora sfruttata sul lavoro? Beh, c'è gente sfruttata, c'è gente presa in giro, c'è gente ingannata, c'è molta precarietà, la parola che oggi, ecco, io ho già sentito nei telegiornali è la parola precarietà. La precarietà indica, ecco, che non c'è sicurezza, che non ci sono risposte a lungo termine e che c'è, ecco, non dico superficialità, ma forse ci arrendiamo dinanzi a questo grosso problema che non è italiano, calabrese, ma che è mondiale. Senta, l'Unical è una fucina di cervelli, ma può essere oggi un esempio in Calabria per questa controtendenza di giovani che, sfruttati nel meridione, cercano un futuro migliore altrove? Credo di sì. L'Università della Calabria è qualcuno l'ha definito uno degli esperimenti sociali più riusciti in Calabria, nel senso che è di fatto una cittadella universitaria che incoraggia i giovani nei percorsi di eccellenza. Quindi da questo punto di vista, sì, rispetto al panorama generale, è un luogo in cui i giovani possono costruire, attraverso percorsi di formazione ed eccellenza, delle opportunità e delle possibilità per un futuro occupazionale diverso. A Don Giacomo Panizza, sacerdote della comunità Progetto Sud, abbiamo chiesto quale mondo sarà consegnato ai giovani. Ah, ma senza i giovani non si salva il mondo e il mondo del lavoro. Non si può dire, ma in Calabria come nella mia Lombardia, cioè se si dice ai giovani c'è il lavoro, è quello che ti offro io, loro ci chiedono e qual è? E quant'è la busta paga? E riesco a realizzarmi? E ormai il lavoro va riempito di significati. Dopo certo c'è anche il lavoro del sudore della fronte, c'è anche il sudore, il lavoro attraverso i muscoli, però questo è diventato il 20, massimo il 30% del lavoro che ci vuole, c'è, però i giovani sanno anche dirci ci sono i macchinari, userò quelli. Con i giovani bisogna non soltanto dare ai giovani non soltanto dare lavoro, ma inventare il lavoro di oggi e di domani, perché hanno tante idee di svolgere il lavoro. Io che sono vecchio lo svolgo ancora secondo i miei tempi, addirittura anche a scuola, anche nei modi di esprimermi, anche questi invece col telefonino, con le slide, con i filmini, sanno trasmettere significati che sono molto belli e sono molto veri. Cioè il lavoro è cambiato, bisogna che i giovani ci sostituiscano o ci affianchino comunque, non nel portare avanti il lavoro di oggi e di domani. E di domani non si può dire ai giovani vi do il lavoro io. Quello che diciamo noi, devono rispettare gli orari, noi parliamo un linguaggio molto teorico, loro vivono invece una realtà totalmente diversa.